Allora, l'Archivio di Stato di Pisa, col suo enorme patrimonio documentario, ha costituito e costituisce, per chi si occupa di storia sarda, una meta di ricerca di evidente interesse. Non si intende in questa sede passare in rassegna tutti gli studiosi, sia sardi che toscani, che nel corso degli anni hanno condotto nell'Istituto le loro ricerche, né degli studi che ne sono scaturiti. Pare però opportuno ricordare che, in ambito sardo, tra il 2003 e il 2006, la cattedra di paleografia diplomatica, della quale era allora titolare la professoressa Luisa De Rienzo, ha portato a compimento lo studio ed edizione delle fonti documentarie medievali riguardanti la Sardegna, conservate negli archivi pisani. Promosso all'interno di un progetto di ricerca, PRIN, quindi progetti di rilevante interesse nazionale, promosso dall'Università di Pisa insieme all'Università di Cagliari. Dallo spoglio sistematico della sezione denominata diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa, finalizzato proprio all'individuazione dei materiali relativi alla Sardegna, sono emerse circa 2000 pergamene, in gran parte inedite, che sono allo stato attuale in via di pubblicazione nella rivista Archivio Storico Sardo. Il diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa conta più di 20.000 pergamene raggruppate in 64 sottopartizioni che sono state in qualche modo estrapolate, ricavate dagli archivi di chiese, monasteri, enti religiosi, famiglie pisane e che sotto partizioni che conservano la denominazione dei fondi di provenienza. Il diplomatico Agliatta, con le sue 961 pergamene, è uno dei più importanti dell'Archivio di Stato di Pisa e senza dubbio quello più ricco di documenti relativi alla Sardegna. Le pergamene facevano parte dell'archivio privato di una delle più importanti famiglie pisane del Medioevo, la famiglia Agliatta, della quale sono noti gli stretti legami con l'isola. L'attività degli Agliatta in Sardegna, peraltro magistralmente studiata da Marco Tangheroni, si colloca tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, un periodo denso di avvenimenti e di trasformazioni per l'isola. La base dei loro traffici fu Castello di Castro, quindi fu il comune cagliaritano di Castel di Castro, ma una certa importanza ebbe anche Villa di Chiesa, l'odierna Iglesias. Betto Agliatta del Fugalgano, che sicuramente è uno dei più importanti esponenti della famiglia, fu per ben due volte castellano, quindi il principale magistrato di Castel di Castro. Lo fu nel 1304-1305, come leggiamo nell'epigrafe posta alla base della Torre di San Pancrazio, e nuovamente nel 1319-1320 insieme a Jacopo Fagioli. E in questa occasione, come si vede nel documento, nel 1320, quindi alla fine del loro mandato, furono costretti a restituire una somma di denaro che avevano indebitamente preso in aggiunta al loro stipendio al termine del mandato. Le pergamene Agliatta relative alla Sardegna sono in totale 193, che contengono complessivamente 229 atti notarili datati tra il 1261 e il primo trentennio del XIV secolo. La loro lettura ci consente di ricostruire l'attività economica e bancaria degli Agliatta in Sardegna e al contempo anche la loro attività politica e direi anche diplomatica al servizio del comune di Pisa. Più della metà delle pergamene del diplomatico Agliatta risultano redatte nel comune di Castel di Castro. Come è noto, il comune di Castel di Castro, fondato dai pisani all'inizio del XIII secolo, dipese fin dalle sue origini da Pisa e fu una base per l'espansione pisana in tutta la Sardegna. Il comune di Castel di Castro è popolato esclusivamente di pisani, quasi esclusivamente da pisani o persone provenienti dal contado di Pisa. Tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, la società cagliaritana è formata da pochi cives pisani, cioè cittadini pisani, grossi mercanti che esercitano il potere politico attraverso il castellanato, quindi la maggiore magistratura cittadina, ma rimangono nell'isola solo il tempo necessario allo svolgimento dei loro traffici. Così ad esempio Betto Agliatta fu
castellano di Castel di Castro, ma rimase sempre un civis pisanus e non risiedette mai a Cagliari. Invece, accanto ai civis pisani più numerosi c'erano i burgenses, cioè i borghesi, che sempre pisani o comunque provenienti dal Pisano, ma che dal contado pisano, ma che risiedevano stabilmente nel comune cagliaritano, risiedevano stabilmente a Castel di Castro, non potevano accedere al castellanato né diventare i giudici di Cagliari, ma potevano ricoprire incarichi amministrativi e politici per conto del comune di Castel di Castro. Potevano diventare esattori delle imposte, incaricati dell'estimo, camerlenghi, oppure rivestire per esempio la carica di anziani, ma del comune di Castel di Castro. Tra i burgenses troviamo ricchi mercanti, anche di un certo spessore nel contesto dei traffici isolani, ma troviamo anche medici fisici, troviamo notai, artigiani, speziali, farmacisti e tutti i proprietari di case e di orti nel castello. Sono moltissime le figure di burgenses che emergono dalle pergamene agli atta, ma per motivi di spazio oggi voglio porre l'attenzione su due figure di burgenses. Un ricco mercante, un ricco uomo d'affari, Neri da Riglione, e un medico fisico, Guglielmo, detto Lemmo Labrutti, entrambi morti a Cagliari all'inizio, cioè nel primo ventennio del XIV secolo. Dall'inventario dei loro beni, redatto su delle lunghissime pergamene conservate nel diplomatico agli atta, emerge l'agiatezza raggiunta da entrambi e al contempo anche i loro interessi culturali e la loro preparazione. Iniziamo dal primo, Neri da Riglione. Neri da Riglione era un ricco uomo d'affari interessato a varie imprese commerciali e industriali a Cagliari e nell'Inglesiente, con mercanti pisani, toscani, genovesi, maiorchini, barcellonesi e anche sardi. I traffici di merci e di denaro e lo sfruttamento delle miniere argentifere dell'Inglesiente gli avevano procurato una rilevante consistenza patrimoniale in beni mobili e immobili, che gli aveva consentito di partecipare anche alla vita politica del comune di Castel di Castro. Infatti fu anziano del comune cagliaritano per il bimestre settembre-ottobre nel 1315. Ecco, Neri da Riglione morì a Cagliari nel mese di gennaio del 1317, lasciando la giovane moglie, la nobildonna Tora degli Arcari, in attesa di un bambino e una cospicua eredità alla cui gestione e amministrazione parteciparono a vario titolo diversi membri della famiglia Agliatta. E una novantina di documenti, di pergamene, di diplomatica Agliatta ci informano proprio sui rapporti di tutela tra gli Agliatta e il ventre pregnante, così viene definito nei documenti di donna Tora, cioè della vedova, e poi la tutela del figlio postumo di Neri, Giovanni Doppo. Neri muore senza lasciare testamento e da subito quindi emerge il problema dell'affidamento della tutela del figlio che ancora doveva nascere e della gestione della sua cospicua eredità. Quindi nel 25 gennaio del 1317, quindi pochi giorni dopo la morte di Neri, il giudice di Cagliari, Chierico di Filippo, nomina tutori del ventre pregnante di donna Tora e amministratori dell'eredità di Neri, il fratello del defunto Vanni da Riglione e Cecco Agliata, figlio di Betto, al quale poi si unisce l'altro figlio di Betto, Lippo, Filippo detto Lippo Agliata. Dall'inventario apprendiamo che Neri da Riglione era proprietario di una casa, di un appezzamento di terreno con casa ubicato nella ruga Mercatorum del Castello di Castro, cioè l'odierna via La Marmora, dove morì,
era poi possedeva anche una casa nella villa di Domus Novas, nella curatoria del Sigerro, e anche la metà di un forno per la fusione del minerale estratto. Infatti era anche socio membro di diverse compagnie commerciali costituite per lo sfruttamento delle miniere argentifere dell'Iglesiente. Possedeva nello specifico 29 quote azionarie, che si chiamavano all'epoca 30, di miniere argentifere. Nell'inventario sono anche elencate tutte le merci ammassate nel fondaco dell'abitazione di Neri, che erano ovviamente destinate alla vendita: pepe, grano, ma anche lino, seta cruda romanesca. Poi sono elencati anche tutta una serie di oggetti, utensili, armi, arredi, gioielli, che attestano l'agiatezza raggiunta dal defunto. Tra le armi segnaliamo una spada, una balestra e 10 coltelli. Tra i gioielli, invece, molto interessante, possedeva una cintura d'argento dorato con sudastro verde, con frange, fibbia e farfalle, e due anelli con pietre preziose, una con zaffiro e l'altra con granato. Gli esecutori testamentari dovettero anche provvedere al pagamento dei debiti contratti da Neri da Riglione in vita, debiti che erano stati da lui scrupolosamente annotati su un Codex Rationum, cioè un libro di conti in cui erano annotati debiti e crediti con le relative scadenze. Il Codex di Neri non c'è purtroppo pervenuto, ma ne possediamo una sommaria descrizione contenuta nell'inventario dei suoi beni. Si legge che si trattava di un codice costituito da 15 quaternioni, 15 fascicoli, che cominciava con l'invocazione religiosa e la data 14 giugno 1314, quindi 3 anni prima della sua morte. E riguardo al contenuto, noi conosciamo quelle parti del codex trascritte nell'inventario oppure trascritte nei documenti comprovanti il pagamento dei debiti da parte dei tutori testamentari e relativi creditori. E poi conosciamo del suo contenuto, conosciamo quegli estratti trascritti all'interno dei documenti, come appunto quello che vi mostro, questo di Neri Musceriffo, che è un borghese di Cagliari, a cui i tutori testamentari versano la cifra di cui era creditore nei confronti di Neri da Riglione. Ma molto interessante il fatto che i tutori testamentari dovettero anche provvedere al pagamento di debiti non direttamente connessi con l'attività economica di Neri da Riglione, ma legati ai suoi ultimi giorni di vita. In particolare dovettero rimborsare i medici che avevano prestato le loro cure e assistenza al defunto quando giaceva malato nella sua abitazione, nello specifico i professionisti Grazio Orlandi, Bernardino d'Oliveto, Vanni da Peccioli, tutti definiti nei documenti medici, cioè fisici e borghesi di Castel di Castro. O ancora dovettero rimborsare i farmacisti, gli speziali, che avevano fornito i farmaci prescritti dai medici, gli speziali Simone Manca e Ciolo di Dattuccio. Apprendiamo anche che, dato il quadro clinico del Dariglione preoccupante, fu necessario chiedere il consulto di medici iglesienti, e infatti i due tutori testamentari dovettero rimborsare il corriere oristanese Arzocco Pinna, che aveva a sue spese effettuato un viaggio fino a Villa di Chiesa allo scopo di reperire dei professionisti, dei medici, viaggio che evidentemente si rivelò inutile visto che Neri di lì a poco morì. Ma rimborsarono anche il frate domenicano Giovanni da Rivalto, che aveva prestato la sua assistenza spirituale al defunto nelle ultime ore di vita, e gli rimborsarono 5 lire di aquilini minuti, ma viene ovviamente specificato nel documento, per la salvezza dell'anima del defunto. E ancora dovettero provvedere al rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione del funerale,
e quindi della messa, e della messa del settimo giorno, celebrata per la salvezza dell'animo del defunto, e quindi la cera necessaria per le cerimonie funebri, e quindi rimborsarono lo speziale che aveva fornito la cera. Ancora il mercante Dino Borghese, che aveva fornito il panno narbonese nero necessario per la confezione degli abiti da lutto della vedova. O ancora, e ancora più interessante, il muratore di stampacce Giovanni Marrone, anzi no, Domenico Marrone, scusate, che aveva costruito la tomba di Neri nella chiesa di San Francesco di Stampace, dove negli stessi anni venne anche sepolto Lapo Santarelli, che è il protagonista di questo ciclo di incontri. Ma erano borghesi di Cagliari anche i notai ai quali si rivolsero i tutori testamentari per la redazione degli atti, dei documenti comprovanti il pagamento dei debiti. Nello specifico si trattava dei protagonisti dei notai Nicola de Serra e il figlio Francesco, che, come vedete dal documento, nel 1319 ricevettero l'onorario di 14 lire di aquilini minuti, viene precisato nel documento, come retribuzione per alcuni rogiti da loro fatti in occasione delle vicende giudiziarie relative alla tutela di Giovanni. E sempre relativamente ai documenti di Neri da Riglione, un'ultima pergamena che voglio mostrare è un documento che attesta sempre i rapporti di tutela degli Agliata, in questo caso Colo Agliata, che era un cugino di Betto, che paga per conto del figlio postumo di Neri, paga le tasse al comune di Castel di Castro. La seconda figura che voglio presentare in questa sede, completamente diversa da Neri da Riglione, è un medico. Si tratta di un medico fisico, Guglielmo, detto Lemmo Labrutti, morto a Cagliari, anche lui morto a Cagliari, nell'ottobre del 1312. E nei documenti è precisato che Lemmo Labrutti è un physicus, viene definito physicus borghese di Castel di Castro. Ora, il medico fisico all'epoca, nel Medioevo, si distingueva dal barbiere e dal chirurgo, il cerusicus. Il barbiere era esperto nell'uso delle forbici e del rasoio, e quindi eseguiva avulsioni dentarie, flebotomie, applicava salassi, cataplasmi, medicava piaghe e ferite. Il chirurgo era considerato di rango superiore rispetto al barbiere per dignità di mestiere, ma sempre inferiore al medico fisico, il quale invece disdegnava la pratica chirurgica, considerandola un'attività indecorosa, non degna di un uomo di studi, qual era appunto il fisico. Ecco, il nostro medico è un fisico, e quando muore, nell'inventario redatto dai tutori testamentari dei figli minori, emerge che, oltre ad essere proprietario di due case ubicate nella Ruga dei Marinai, in questo caso che è l'odierna via Canelles, era anche proprietario, aveva anche una ricchissima biblioteca comprendente diversi testi di medicina, ovviamente, ma anche di filosofia e anche di grammatica e di retorica. Si trattava di una biblioteca tutt'altro che modesta. Colpisce non solo il numero dei libri, ben 42, che costituivano la raccolta di Guglielmo, ma anche la qualità delle opere comprese nella biblioteca. La qualità che ci aiuta a individuare meglio, a profilare meglio il tipo di cultura del medico cagliaritano, la sua preparazione, il percorso dei suoi studi, gli ambienti culturali dei quali fu partecipe, la scuola medica salernitana, l'università di Siena e quella di Bologna. Nella biblioteca sono ovviamente comprese le opere di medicina che all'epoca si potevano considerare classiche, di medicina greca, latina e araba, quindi possedeva il canone di Avicenna, il Secreta di Galeno, ma possedeva anche opere in qualche modo di produzione più recente, prodotte da medici riconducibili alla scuola salernitana, come Costantino l'Africano, Matteo Plateario o ancora Giovanni Afflaccio.
pur se in netta minoranza rispetto agli scritti di medicina, sono presenti anche diverse opere di filosofia nella raccolta di Lemmo, che testimonia a questo l'importanza che ha lo studio della filosofia nella preparazione del medico fisico, del fisico. Quindi Lemmo possedeva opere di Aristotele, la fisica di Aristotele, l'etica vetus sempre di Aristotele, opere di logica di Abelardo, di Pietro Spano. E poi ancora possedeva opere di grammatica e di retorica, l'Ars Dictaminis di Guido Faba e le istituzioni grammatiche di Prisciano sono le più importanti, probabilmente un eco dei suoi studi universitari piuttosto che una testimonianza dei suoi interessi specifici. La biblioteca della Brutti è interessantissima perché ci dimostra quale fosse la cultura dei medici del Trecento e cosa si insegnasse nelle scuole di medicina dell'epoca, ma ci attesta anche, e per noi questo il dato è molto interessante, l'esistenza a Cagliari di ceti professionisti che, dotati di interessi culturali eterogenei, che svolgevano la loro attività professionale basandosi su una preparazione scientifica acquisita attraverso la lettura, lo studio, direi, di testi specifici. E mi avvio a concludere, emerge quindi dalle pergamene Agliata una società dinamica, vivace, sia economicamente che culturalmente. È una società in crescita, in continua crescita, costituita da medici, speziali, notai, ricchi mercanti, artigiani, i quali potevano occasionalmente anche partecipare alla vita politica del comune di Castel di Castro.